Spalletta Napoli, Bari 10, la Juve. Queste sono tutte favole, ormai Napoli si è attestato a un certo livello, deve rimanere a quel livello. E Spalletti merita di essere l'allenatore per quel livello. Ti voglio dire che mentre tu stai parlando, dietro le quinte stanno mangiando dei dolci che stanno facendo anche vedere per farci soffrire. Ah, guardali, guardali. Guarda, Antonio, vogliamo dirgli qualcosa? Non lo so. E che gli possiamo dire? Portate qualcosa pure da queste parti. Due dolci, credo che... No, vi stanno aspettando al posto di ironizzare per farci soffrire. Non resta mai niente qua. No, niente, insomma la vedo dura. Capitano. Francesco è più forte in Italia e anche in Europa, quindi comunque... si deve sempre andare a migliorare e non si deve mai pensare. Mi fermo per i dolci, no, quindi ti, no. Sto ridendo, non ti devi fermare tu per i dolci, è che ci hanno preso in parola, capito? No, ci hanno smentito. Io volevo ringraziare dai. Tutta la redazione di Canale 21 per il progetto Napolino, l'autostorica che andrà in beneficenza. Volevo ringraziare anche qui presenti i giocatori che l'hanno firmata ed invitare il capitano magari e altri campioni come Aronica e i ragazzi che stanno in studio a fare semplicemente una firma su Napolino, un autostorico che va in beneficenza per un progetto a Castelvolturno, perché è molto vicino al campo dell'allenamento del Napoli e mi sembrava anche giusto dare uno spazio dove si possono incontrare, dove possono fare musica, perché la musica lì è nel cuore e nell'anima di tutti loro. Quindi io cerco con tutte le mie forze di fare qualcosa di positivo e la redazione di Canale 21, ripeto, mi ha dato la possibilità di fare tutto questo invitandomi la scorsa volta qui e mi è sembrato giusto ricambiare tutti voi con una bella quantità di dolci che buonissimi a vostra disposizione. Sta sempre bene. Ed è un bel progetto, insomma, ed è importante, Francesca, ricordarlo. Tu hai i dolci, ho capito. No, vabbè, a parte che sì, ovviamente voglio i dolci, ma le vediamo le immagini. Secondo me ne possiamo dare un Antonio, così abbiamo risolto. No, poi. Perché chiaramente Francesca non c'era l'altra volta, quindi non so se ha visto la macchina color Francesca Fortunato che ha portato Alessandro l'altra volta. La vediamo da ragazzi, touch, ehi, touch, eccolo, ciao, eccolo qua. Vedi Bruno Giordano che firma Napolino qui all'esterno di Canale 21. Vedi, è una macchina che ha il colore esattamente del tuo vestito azzurro. Napoli come questa macchina qui. E quindi bella, bella, bella. Complimenti Alessandro. Bene, abbiamo visto anche la firma. Grazie per averci ricordato del progetto, per l'averlo ideato e insomma per far parte. Io invito solo agli appassionati di autostorica e agli appassionati del Napoli a fare un'offerta, magari fuori dal normale, perché sappiamo che va in beneficenza e quindi ci sta anche questo. Grazie a tutti voi da Rassale. Grazie a te. Allora, volete il dolce? Ma noi possiamo mangiare. No. Guarda, Anto, la verità... Io pensavo che... Allora io direi che sicuro, Antonio, tu ti puoi alzare o te lo portano? No, non lo so se mi posso alzare, in realtà. Io come al solito quello che resta dentro bocca asciutta. Lo dice a me che devo condurre e sicuro non lo posso mangiare. Come quindi... non lo puoi mangiare. Quindi figurati, figura la mia sofferenza mentre... Non lo so, non puoi mandare una pubblicità, un'edizione straordinaria del tuo giornale. Non lo so, dovrei avere un suggerimento. Allora, a parte che noi abbiamo sempre Mellina che va in giro, però in questo momento devo dire che i dolci stanno vincendo. Guarda i set. Allora... No, io come me lo mangio in diretta? Vado, guarda, me lo conservo, te lo giuro. Però ti posso dire una cosa, l'altra volta Titti se l'è mangiato il dolcetto in diretta. Quindi vado da Melina. Allora io faccio così, visto che me lo voglio mangiare, vado da Melina. Melina! Cioè vengono da me. Sì, allora, io sono sempre qui, purtroppo...